I passaggi perfetti sono la chiave del possesso palla. Varane. Basta sto pallone, sto tiki-taka di merda, inutile. Bello. Vabbè ragazzi, ma cominciamo male, oh. Sale Ocampos. Ha il pallone che può valere la parità, attenzione. Trotman. La mette in mezzo. Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante. Vabbè, ma raga, ma siamo primi comunque a prescindere, cioè tipo è impossibile arrivare a secondi. Tutta la rapidità, okay, degli esterni nel... Attenzione perché c'è la caccia. Bello! Questa può essere davvero una buona occasione. Bello! Ehi, sembri un po' provato, bello. Mi è venuto a vedere. Prego, tiramogli una panchina, porco due. Cioè, tiramogli qualcosa in testa, raga. Cioè, io non lo sopporto, menamogli, te prego. Bella partita, amico. Che vuole Neymar? Già. Cerca l'appoggio al compagno. Didi. Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto Ok, capitolo 2 completato con tutti e tre i personaggi. Oh, gli ottavi però. Azzo, capitolo 3. Addirittura un filmato, non ci credo. Alza il volume. Il mister ha apprezzato molto quello che state facendo. Avete dato un valore aggiunto alla squadra. Ma stiamo entrando nella fase a eliminazione e c'è bisogno di una certa maturità per quel genere di pressione. Grazie, mister. Certo, coach, se serve mi farò trovare pronta. Sapete, questo è l'atteggiamento che ci aspettiamo da tutta la squadra. Sarete voi due a guidare l'attacco agli ottavi di finale. Mussolini. Grazie, ha deciso. Va bene, ci ho ricevuto. Bene. Le vai. Vai, Benita. Continuate così, ragazzi. Olè. Sì, mi sono fatti i capelli viola. Ma non hai visto quanto sto bene con i capelletti viola? C'ho delle mesh pulite in culo. Sì. USA Francia, vai, let's go. Viola colore della ciola. Un saluto da Piero Gepardo e Stefano Nava. Amici, vai. Non cambiate canale perché sta per cominciare questo ottavo di finale della FIFA Women's World Cup. Beh, Stati Uniti, ottavi di finale, sì. In realtà, vabbè, andate e ritorno 4-4-2 però. Oh, brava! Oggi evidentemente l'allenatore non vuole scoprirsi troppo, non vuole prestare il fianco. Sì. Occasione per passare in vantaggio. Con due, che gol! L'ha messa dentro sotto il 7, sì. Merito anche della Morgan per il suo assist. Brava, una Kim. Coppia che sta facendo sognare Godo. I tifosi. Ammazza che stecca, oh. Hanno aperto le marcature con questo Kim. Gol 1-0. Piedini fatati. Guarda che piedini, Kim. Come faccio ad avere FIFA 19 sulla Play 5? Ti prego, rispondi. Lo scarico o metto il disco. Contrasto pulito, pallone in out. That's crazy, bro. Il pallone. Madonna, sì, appena Juice realizza che ho attaccato con anticipo, sarà tipo un lotto a fa. Morgan, ti prego! Allora in profondità. Sì. Si conferma coppia l'attacco affiatata. Brava, cazzo! Alex Morgan e Kim Hunter. Questo gol ne è la dimostrazione. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito! Bel primo tempo, 2-0 secco, godo. Palla nuovamente in possesso. Il gioco sta a canna, abbassa un pochetto il gioco, puttana Eva. Quando ci stanno i filmati si sente basso, quando ci sta la partita sta a manetta. Bello. Ma è buona, occhio alla botta. La Boaddi non perché si ha tirato compone, subito però il tiro. Ottima la lettura. Passa qua cazzo tutto, ha recuperato il pallone. Questo è forte. Vaffanculo, va. Renato. Non ha dovuto prendere Bussaglia. Ma come Henry? La tronc. Kim Hunter. O'Hara. Bellissimo. Buon pallone filtrante. Pallone interessante. Yeah. Dentro la Morgan. Opportunità. Pem. Tutto fuori fermo gioco. Gol annullato. C'è posizione di fuori gioco secondo l'assistente. GG. Solid match. E quindi quella corsa per gli Stati Uniti a caccia del, ah, ma diretto titolo. Quindi cioè non è andata e ritorno. Un'altra squadra femminile. È vero, sei mondiali, zio cane. Secca in culo la partita, cazzo. Me l'ho scordato pure. Pensa un po', raga. Vabbè, GG. Buono, godo. Morgan Hunter, siamo una sola persona. Siamo Morter. Hashtag Morter. Madonna troia. Oh. Grazie. Ciao Kim. Ciao. Ah, c'è anche Bea. Madonna, se la portiamo sempre dietro, sì. È il tuo documentario? Sì, ho preso una. Puoi guardarlo se vuoi. Ci sono anch'io. Sei un hunter?
E qua la faccio, sta cringiatissimo. Non sono quella che credi, Kim. Io non credo nulla. Insomma, io non penso a nulla di male. Non intendevo sono un'appassionata di calcio, prima di ogni altra cosa. Ma sono un'appassionata con mezzi e risorse che pochi altri vantano. Sicuramente, sì, tu, è vero. Ti sei fatta notare là fuori, signorina. Dicono uh-huh. che potresti essere la nuova stella indiscussa dei mondiali. Cerco di rimanere con i piedi per terra, cerco brother. Cerco di restare con i piedi per terra. Capita spesso. Si gioca una bella partita. I giornalisti alzano un polverone. Si perde di vista l'obiettivo. Dopodiché c'è il dimenticatoio. Vero. Brava, saggia. Non dimentico che hai solo 17 anni. Kim, con le tue capacità, con la tua maturità, potresti lasciare un segno indelebile nel calcio femminile. Cambiare il modo in cui viene visto questo sport. Famolo. La gente continua a ripetermelo, ma non so davvero come reagire. Non fare niente. Continua ad essere te stessa. Kim, se vuoi posso aiutarti a raggiungere la vetta. Ale! Se aiuti la squadra ad arrivare in finale ai mondiali, presto gireranno dei film su di te. Sordi? Capirai quella, sì, madonna mia, quella è piena, anzi, quella vuole fatturare all'infinito. Andiamo da Hunter, va. Finalmente stiamo un po' pure con l'amico nostro, cazzo. Aspetta, non vedo la mia roulotte da nessuna parte. Immagino che sia parcheggiata dietro l'angolo. Ma chi è questo? La tua roulotte? Sì, 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 il gioiello da 15 metri che mi aspettavo. Era scritto nel contratto. Tutto concordato. Siamo o non siamo a Los Angeles? Danny, mi dispiace, ma non so chi ti abbia detto che avresti avuto una roulotte. Oh, ti dispiace? Ignoralo, ti sta prendendo in giro, ok? Non capisce quando deve smetterla. Grande, ci sono cascati i piedi. Rincoglioniti. Divertente. Voi vi conoscete? Ehi, ragazzi. No. Oh, come va? Non sapevo che avessero chiamato io. Già, mi piace vedere i giochetti che certa gente fa a questi eventi. È divertente. Poi posso rubare qualche nuovo trucchetto. Ehi, amico, Danny Williams. Ah, il vecchio Williams. Ho giocato con tuo fratello Terry alla Juve. È tosto, davvero instancabile. Sì, sì, è un giocatore tosto. E allora vi metteremo qui. Sarete i giudici del torneo. Qui presenteremo il trofeo Tango League, mentre lì faremo le foto e gli autografi. Va bene, grazie. Sì, non vedo l'ora. Sembra divertente. Ascoltate, vado un attimo alla registrazione dei giocatori. Torno subito. Ok. Dybala grinciatissimo. Apprezzo davvero quello che hai fatto, amico. Ma no, non è niente. Che abbiamo fatto? Mi sa che gli abbiamo, l'abbiamo accollato, se lo siamo accollato noi, cioè in senso l'abbiamo fatto venire con noi alla roba di Adidas. Vabbè, ci stavo. Decisione chiave? Ma la devo prendere o è in base alla mia decisione chiave? Hey. Oh, ma sta drippando! So ancora cosa ti piace. Yeah. Allora andiamo? Sì. Abbiamo prenotato alla torre. Oh no, l'avevo dimenticato. Un'altra volta? È il migliore Madrid. Prima o poi ti ci dobbiamo portare. Alex, ti posso parlare? Sì, è inutile che mi fai scegliere tra mia madre e sti tre coglioni. Cioè, sceglierò sempre Alex, mia madre, sì. Per creare un marchio serve la visibilità. Brava. Significa essere nei posti giusti, con le persone giuste. Farsi vedere continuamente e curare la tua immagine. Aspetta, non stai parlando del logo, vero? Rispetterò sempre le tue decisioni, Alex, anche senza condividerle. E sono certa che darai il massimo in campo giorno dopo giorno. Ti cazzo dice questa? Farò il mio meglio affinché il tuo impegno venga premiato. Ma che stai a dire, zì? Ma l'umiltà viene ripagata, zì. Otterremo grandi risultati. Fammi due foto a cena con mamma e mettile su Twitter. Arrivo, mamma. Alex, posso farlo solo se collabori. Ho già mai rotto il cazzo. Cake, bye.
Comunque non dovevo prendere nessuna decisione, era già presa. Ok. Allora, mo dobbiamo giocare contro il Borussia Dortmund, ragazzi. Vieni, c'è sta Royce che parla qua. Ci deve stare un firmatino con Royce. Bale come mentore, non ci fa caso. Con l'andata degli ottavi per il Real di Alexander, subito un avversario complicato come il Dortmund. Occhio al contrapiede qui. Ma quanto coro? Ma Bale! Cosa fa? Bale. Prova ad andare. Mamma mia, che tiretto sta rosica. Alexander. Eccolo. Buon recupero del pallone. Possono attenzione ripartire. Al fuorigioco. Ragazzi, Bale lo odio. È tipo peggio di Griezmann, di Zardes, di Harry Kane. Schierato come laterale agli inizi della carriera, si è spostato al centro della difesa, diventando uno tra i migliori interpreti al mondo in questo ruolo. No, sto rosicà. Guarda che azione. Mannaggia, Bale di merda. Vabbè, primo tempo 0-0. Vabbè, ci può sta. Bello. Occhio al pallone filtrante. No. Prestazione mediocre fin qui la sua. Il passaggio. Di più se vuole impensierire la retroguardia avversaria e dare una mano alla sua squadra. Buona l'idea qui. Bale! È matto! È matto! Bravo, cazzo! Soldi spesi bene. Si riprende a giocare. Soldi spesi bene, Bale! Senti questi che stanno a dire. Guarda che ha fatto questo! Ma vedi che ha fatto questo! Si rivelerà una mossa azzeccata o meno. Levate, sto pelato! Magnifica lettura difensiva. Buono il pallone di Bale. Ma che fa? Addio sandalo, ragazzi. Pisce. Deve fare in fretta il Dortmund, non c'è più molto tempo. Si getta in avanti la ricerca del pareggio. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Ah, yeah. Andava agli ottavi che si chiude easy con il win. Colpo del Real, un successo in terra di Germania che potrebbe 1-0 porco 2. Gol de Bale gatta, che sì, ha sbagliato qualsiasi cosa per tutta la partita, però vabbè, premio, almeno lo siamo riusciti a far segnare un gol. No, 82 rated, ma io c'ho 85. Ma ragazzi, dai, già sto a cominciare a triggerarmi, sì. Sì. Il signor Hunter. Ma che è? Mi presenta come se fossi Cristo questo. Tu non sei Alexander. Esci dal cazzo, coglione. Sono qua fuori se ti serve. Questa l'ha bozzato proprio male, l'ha bozzato, regà. Dimmi. Cosa vedi? Un quadro con una foto dei giocatori che non sono mai stati a Real Madrid. Trofei. Storia. Successo. Io vedo una famiglia. È la base su cui si fonda questo club. I giocatori vanno e vengono. Ma se una squadra è come una famiglia, è indistruttibile. Motoretto. Si basano sul rispetto. Sono un psicologo che... Tu non hai il livello di professionalità che ci aspettiamo dai giocatori di questo club. Dai membri di questa famiglia. Qualunque cosa accada fuori dal campo, non deve avere nessuna influenza su ciò che accade in campo. Porco Dio, io sto sfondando il culo a tutti. No, ragazzi, questo gioco è scritto veramente con il cazzo. Cioè, è scritto con il cazzo. Tu prendi adesso, gli sbatti in faccia le statistiche di quello che faccio in campo, puttana Eva, e lui sta a fa pippa, sì. Porco Dio, faccio segna Bale. Ma l'hai visto come gioca? È un tronco, è un palo dalla luce. Secondo l'allenatore, il calcio non è la tua priorità. Per questo motivo ha deciso di tenerti in panchina nella partita di Champions League di domani. Non può fare questo. Io non ho mai deluso nessuno. Ne sei proprio convinto, Alex? Perché sì, porco Dio, vai a leggere le stats! Coglione! Tu
Devi pensare bene a tutto questo. Abbiamo tutti qualcosa a cui pensare. Alex, in ogni sessione di allenamento, in ogni partita della Liga, fare parte del Real Madrid significa dimostrare di esserne all'altezza, ogni giorno. Quanto è no sense. Completamente no sense, ragazzi, questa trama. Completamente no sense e da rincoglionito. È semplicemente totalmente no sense. Avessi fatto schifo, sai com'è? Ci potrebbe pure sta. Porco due, regà. Gioco solo io, sto club di merda. Gioco letteralmente solo io. Tanto la posso giocare perché tanto sì. Simula partita. 2-0, GG, vabbè, siamo andati avanti, ok. Tanto avevamo vinto 1-0 pure all'andata. Qui c'era pure il gol, il doppio gol del gol fuori casa. Regà, mi sta sul cazzo. È una trama di merda, regà. È una trama di merda. Cioè, non ha il minimo senso. Cioè, 10 gol, 6 assist, sì. Guarda che stats! Partite giocate, 3 de Liga. Che cazzo de stronzata, guarda, mi fa rosicà. Dobbiamo andare da Danny. No, non ce vado. No, raga, non ci posso andare. Io entro, mi faccio 4 autogol e me ne vado. Ma questi sono i capelli di Griezmann. Vai, Messi. Oh no, ragazzi. Appartamento di Danny. I capelli di Griezmann. Forse, guardala bene. Non vorrai stare qui per sempre. Ma è vero, stiamo a vedere casa. No, sai, è che sono scesi di un altro 2,5%. Ma quante volte te lo devo ripetere? I soldi, quelli veri, sono tutti a lungo termine. È un fallimento sicuro. Con il suo stipendio dovrebbe riuscire a permetterselo. Anzi, sono sicuro che può. Già, ma che cosa, casa? Che cosa vorresti dire? Che sei a corto di clienti, non è vero? Non hai più le commissioni di un tempo. Ti dispiace ripeterlo? Io ci provo a lavorare con questo cowboy. Cowboy? Non sono io ad essere stato scaricato da tutti i clienti. Sei fortunato che Danny è un bravo ragazzo. Chiedigli dove sono i tuoi soldi. Chiediglielo, Danny. Lo sai che cosa ha fatto in passato? Danny, tu ed io ci conosciamo fin da bambini. Io mi preoccupo del tuo futuro. No. Ringo è un pezzo. Ringo è un coglione di merda, zio. Ho detto da prima. Secondo me Ringo è un coglione. Io vado sempre con Carlotto. Magari pensavo non sarebbe male dare un'occhiata veloce ai conti. Potremmo smuovere un po' di soldi e insomma, prendere la casa. A me sembra un vero affare. Tu vuoi davvero dare retta a questo tipo? Dopo tutti i casini che ha combinato, Walker, Hunter e quanti altri. Voglio solo dare un'occhiata ai conti. Amico, io ti ho sempre seguito. Chi ti ha dato una mano ogni volta che eri nei guai? Rinco. Voi due siete fatti l'uno per l'altro. Cosa? Ringo! Non c'è bisogno di fare così. Ringo! Oh, carino l'undicenne. Anzi, secondo me ho detto quello mi voleva fregare. Già avevamo fatto sto discorso. Questo discorso già era stato fatto. Quello secondo me ci voleva buttar culo. Michael sarà rincoglionito, perché non lo nego. Però sì, a me sto Ringo non mi piace. Che succede nella tua vita privata, Williams? Ma come porco Dio fanno a saperlo? Ottavi di finale della UEFA Champions League che si aprono con le sfide d'andata. Chiunque vorrebbe giocare partite come queste. Piero Gepardo vi dà il benvenuto, Zonzi, a questa sfida. Tutte le emozioni del match tra Roma e Leicester City. Pastore Nzonzi, Fazio, capitano. Mi aspetto Didi, pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Prova ad andare, è tutto solo Williams, portiere che blocca il tiro. Bravo. Ma che schifo. Ma che è sta squadra della Roma? Palla interessante dello spazio. Cioè, Perotti, Zego, Cencisunder. Può cercare il cross. Palla che termina. Pastore Nzonzi, Cristante, Santon, Fazio, Spizzingrillo. Chi è l'altro centrale? Manolas. E mi sa di sì, senza game face. In porta Mirante. Quando sta il capitano? Dzeko. Dove sta Lorenzo? Gran palla di Pastore. Pallone in profondità. Occhio alla ripartenza.
Cross in mezzo, respinge di pugno. Lungo! Oh, grande. Emozioni pazzesche, l'abbraccio di tutto uno stadio e idealmente di tutto il popolo giallorosso, ammaliato. Oltre 20 anni dalle giocate, dai gol di questo eterno campione. Ma sta a parlare del capitano. Ma sciacqua dalla bocca, no. Vabbè, ma come cazzo parli? Mezzo che meglio preferisco il corsivo, porco due. Vabbè, raga, 1-0 per loro. Ci può sta, dai. FR for real? No, forza Roma. A metri per crossare. Passa, porco Dio. Williams. No. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo. Grazie, se vedremo. Prova ad andare. Che tiro del merda, porco. Tiro mediocre. Si canta sulle tribune dell'Olimpico per evitare. Anzi, mi ha dato una comitata. Oh, la figlia della puttana. GG, ragazzi. L'Olimpico col successo per Danny Williams e compagni. Una prestazione fantastica. Next. Che li vede a questo punto favoriti. No, spitzing green. Sta tranquillo. Vabbè, meno male che dovevo segnare. Stasera sono qui proprio davanti all'uomo partita. Ma non ho fatto un cazzo. No, contro la Roma non posso far coatto, fratello. Cioè, mi dispiace. L1 cerchio, gli chiedo scusa se segno. Ma non segno intanto. Ritorno contro la Roma. Dai, Ottavi di finale che ci hanno regalato fin qui, sfide degne del fascino, del prestigio della Champions. C'è un posto in palio nei quarti, Pier. Le cose cominciano a farsi interessanti. Interessanti! Però stava a giocare de merda, Cioè, abbiamo vinto 1-0. Io non ho fatto praticamente manco un tiro fatto bene. Cercano spazi. Provala. Attenzione, pericolo. Il tocco vincente di Williams. Non si fa quell'1 cerchio. Due volte cerchio e tieni premuto L1, ok. Passa, 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 passa. Ci sono metri a disposizione. Può scambiare con il compagno. Occasione. Fantastico riflesso del portiere sull'attacco. Si porta la più 2 con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Regà, dai, no, castacci. 2-0, doppietta di Danny. Prova a far partire il tiro. E il pallone finisce in gol. Arbitro che manda le spalle. 3-0. È quel game. Fassio. Fassio. Un go. Palla interessante dello spazio. Buono il tocco dentro. Azione che sfuma. Grande lavoro della difesa. C'ha 30 di velocità, ma ha recuperato. Palla che finisce in out. Finisce Leicester Roma 3-0 per il Leicester. Ma come cazzo si fa? Doppietta di Williams. GG. Dai, basta, skippa, cazzo. Quarti di finale. Se stiamo avvicinando alla fine, raga. Manca poco. Però guarda quello che c'è. Ce ne siamo accorti in tempo. Poteva quello c'ha io in capo i conti, Quel fio della troia. Credevo che fossimo amici. Che stupido. Porco Dio, che pezzo di merda. Facevamo la collezione delle figurine di calcio. Tu l'hai mai fatta? Sì, la facevo. La mia preferita era quella di Michael Owen e ci ho messo anni, praticamente una vita a trovarla. Sono passati pochi giorni e è sparita. Ah, io incada lui. Ringo si vantava con tutti gli altri ragazzi al campetto della sua figurina di Michael Owen. Non gli chiesi niente, perché era mio amico. Il mio unico. Sì, beh, è acqua passata. Ammazziamolo, Danny, che problema c'è? Gli tagliamo la gola. E tornerai in sella in 18 mesi, 2 anni al massimo, ok? Oppure puoi vincere la finale di Champions e portarti a casa un bel bonus, giusto? Sì, giusto. Sì. Ma stai già andando via? Sì, ho un paio di potenziali clienti che vogliono incontrarmi. Gli affari chiamano, sai com'è? Va tutto bene. Mi stanno a lasciare da solo tutti.
Ma chiedi in prestito a Hunter, oh. Dai, che vuoi che Hunter and Towards a milione? Towards, sì. Mazza che fio della mignotta, ma si vedeva, sì, Duyuringo era proprio un pezzo di merda, si vedeva dalla faccia, sì. Io vorrei andare da Hunter in realtà. Speriamo che me ce fa andata Hunter. Ma mo guarda Hunter che mi ha mandato un tweet come, tipo, ti serve in prestito, brother? Col cazzo, dobbiamo giocare contro il Bayern Monaco, regà. Cazzo, il Bayern Monaco? La ex squadra di Hunter, regà. Si aprono dunque i quarti della Champions, gare d'andata che potrebbero già dare indicazioni importanti. No, regà, c'è ancora lui. C'è ancora Griezmann, ragazzi. Come porco Dio la passi! È solo la partita d'andata, potrebbe già dirci molto in ottica qualificazione al prossimo tour. Sono partite da non sbagliare. Il rischio è quello di ritrovarsi. Gnabry! Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. C'è spazio per il Leicester che prova a salire. Attenzione all'attaccante, sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Ma che palletta gli ho dato! Non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Oh, che sta cacciara! Il gioco da ragazzi, mettere il pallone oltre il portiere avversario. Cozzio! Momento i dialoghi, non si sente niente. Daniel Williams, pallone interessante. Passatemela, porco Dio, guarda dove sto, ma passamela a me. Perché mi ignorate, deficienti, siete quadrati. Subito lunga, vabbè ragazzi. Cosa porco Dio fate? Occhio a questo lancio. Attenzione, riceve un buon pallone. Si sono portati in vantaggio. Let's go! Per come stavano interpretando. Un altro cross! Ammazza che palle! Noi o stappia in bocca o stappia. Come possiamo apprezzare meglio dal replay. Guarda che palletta! Che è terminata lo stesso. Destro, sinistro, come ci pare. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni. Williams! Porco Dio! Prova la botta! No, no, che piedi! Che piedi, Morgan! Che non ha passato il pallone. Lei ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. E non è Morgan. È Bernard. Perfetto oggi dei passaggi. Oh, che palla, oh! Che cazzo che t'ha passo? No, no, ieri su De Me deve essere God. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Bene, qui. Con Dio che pippa! Mendy di merda! Dove vai? Dove cazzo va? Tielemans. Si avvicina all'area. Oh! Ma dove vai? Dove vai? Porco Dio! Ribery. Mamma mia, che rincoglionito, ma passamela sulla corsa! Mamma mia, che squadra di coglioni, porco Dio! Buono, GG. Allora, vai avanti. Oh no, depressione totale, regà. Ma tipo non c'è una lira, tipo. Chiamiamolo Alex, no? Cosa? È successo almeno 3 mesi fa. Bene, tutto ok. E tu? Come te la passi? Ho finito ora di allenarmi. Ho un sacco di compiti da fare. Ah, compiti? Un incubo. Già. Va tutto bene? Che? Oh, sì, certo che sì. Mi chiedevo se avessi sentito Alex di recente. Sì, sono stata a Madrid poco tempo fa. Sono andata a trovarlo durante la pausa di marzo. Ho capito. Bene, bene. Com'è andata? Sai, è stato strano. Alex era strano. Adesso è un pezzo grosso.
Lui ha una specie di entourage ora, sconosciuti che gli ronzano intorno tutto il tempo. Non mi piace. Wow, un entourage. È una star. Ha raggiunto il top, vero? Giocare col Real, il suo marchio e poi la fama. Non puoi biasimarlo, giusto? Così che è nato Joker, ragazzi. Sei sicuro che vada tutto bene? Io... certo che sì. Piantala di chiedermelo, volevo fare due chiacchiere tra amici, qual è il problema? Ma no, niente, stavo solo pensando... A dire il vero, adesso devo proprio andare. Oggi devo fare veramente una marea di cose, c'è un gran via vai da queste parti. Sai, è davvero una gran rottura. Ah, grazie per la telefonata, ci sentiamo più tardi, ok? A presto. Ok, ciao. È impazzito. Oh, ma ho chiamato io, grazie. Vabbè, è impazzito, raga. Joker parte lo stesso.